Antonio Squillante, direttore generale dell'ASL, lancia nuove accuse agli amministratori di Sala Consilina sulla questione distretto sanitario. È colpa loro, soprattutto della vecchia amministrazione, se il distretto sanitario verrà trasferito a Sant'Arsenio. E poi fa il punto della situazione ripercorrendo le varie tappe della vicenda. Ecco le sue parole. Credo che lo sforzo dell'azienda sanitaria locale Salerno è stato totale. Noi ricordo che abbiamo vinto in Consiglio di Stato avendo il diritto e aggiungerei dovere di trasferire la nostra sede del distretto presso Sant'Arsenio, dove abbiamo appunto una nostra struttura di proprietà. Io ho rilanciato nei confronti dell'amministrazione di utilizzare la struttura del Tribunale di Sala Consilina, perché appunto mi rendo conto che una privazione di una struttura sanitaria ancorché amministrativa presso un'area territoriale crea dei disagi ai cittadini. Però purtroppo, come dire, il Comune non ha colto la nostra necessità di azzerare tutti i costi, in quanto io avendo una struttura di proprietà presso Sant'Arsenio sono dei costi che se io mantengo una struttura a Sala Consilina si duplicano e oggi non è più possibile sostenere, perché l'azienda io la governo come se fosse appunto una realtà di mia piena responsabilità. Quindi a casa mia io non pagherei due bollette energetiche, non pagherei due affitti, non pagherei due utenze, e quindi ho chiesto al Comune se vuole mantenere appunto questa realtà territoriale nel proprio territorio come da propria richiesta, devono accollarsi quel minimo di spese che sono necessarie al funzionamento. Su delle problematiche burocratiche si sono fermate, quindi ovviamente il distretto, come dire, sarà destinato ad arrivare a Sant'Arsenio. Ma io ho rilanciato, ho detto aspettiamo il 14 di gennaio, dove ci sarà la seduta del TAR nel merito, che sono certo appunto ci darà ragione e nella quale rappresenteremo appunto queste nostre esigenze, e dopodiché per colpa solo degli amministratori locali che non hanno mantenuto gli impegni, e ricordo che l'impegno della precedente amministrazione era quello di pagare i canoni di locazione dell'attuale sede del distretto, purtroppo non le hanno pagati e siamo stati sfrattati. Ebbene, credo che per quest'altro impegno probabilmente la comunità appunto salese si vedrà privata del distretto.